Ciao, voglio invitarvi al Pre-Release Replay International. Il Pre-Release Replay è un evento che si svolge con le stesse modalità di un pre-release, soltanto che viene svolto in una data successiva. Quindi vi verrà consegnato un pre-release pack, quindi il torneo è in formato sealed e dovrete con questo formare un mazzo e partecipare quindi poi al torneo. Qual è il vantaggio di partecipare a un pre-release replay? Il vantaggio è quello di acquistare un pre-release pack e avere la possibilità di portarsene a casa un secondo completamente gratuito se si arriva primi. Perché l'abbiamo chiamato International? Perché in questo caso il pre-release replay verrà svolto con dei pre-release pack di altre nazioni. Qui dietro abbiamo un cartello di Battle for Zendikar in cinese che ci ha regalato il nostro giocatore affezionato Marcello, che ci ha parlato direttamente dalla Cina. Però ovviamente farvi giocare con delle carte cinesi ci avrebbe comportato delle serie difficoltà. Quindi abbiamo deciso di farci arrivare i pre-release pack direttamente dalla terra dei tori. Quindi abbiamo i pre-release pack in spagnolo. Quindi potrete trovare la promo in lingua spagnola e quindi potrete bullarvi tranquillamente dicendo di essere stati a Madrid o a Barcellona, aver partecipato al pre-release. Inoltre vi ricordo sempre che all'interno dei pre-release pack di Battaglia per Zendikar si possono anche trovare le Expeditions. Allora, vi ricordo, questi sono eventi sempre discontinui, riusciamo a farli quando riusciamo a trovare il materiale per poterli fare. Quindi è molto importante la prescrizione. Quindi iscrivetevi mandando un'email a info@fantamagus.com oppure telefonandoci allo 02266-6213, che è il numero del negozio, o eventualmente mettere anche il partecipa sull'evento della nostra pagina Facebook, che è Fantamagus Fanpage. Quindi affrettatevi, vi ricordo ancora per l'ennesima volta, non ne abbiamo molti e i pre-release replay precedenti comunque abbiamo avuto molti partecipanti. Vi aspetto, non c'è altro da dire, venite numerosi. Ciao!